Io sono un chimico, un mestiere un po' diverso da quello dei medici che mi hanno preceduto, però di problematiche legate alla diossina e ai piopisi io mi occupo dal 1985, da quando ho cominciato a fare la tesi, e quindi ho un'esperienza sia in campo ambientale, poi con contatti soprattutto all'estero, l'ho fatta anche un po' in campo umano, prima che diciamo esplodesse la necessità di fare questi controlli. Allora, c'è una convenzione del 2001, la convenzione di Stoccolma, il cui articolo 1 recita: l'obiettivo di questa convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dai contaminanti organici persistenti. Contaminanti organici persistenti è la traduzione in italiano di POPs, Persistent Organic Pollutants, cioè contaminanti persistenti di origine organica. La Convenzione di Stoccolma, come dicevo, è stata firmata subito da 154 paesi il 22 maggio del 2001, è entrata in vigore quando la Francia, il 50° Stato, l'ha ratificata. Attualmente nella mappa vedete in verde i paesi che l'hanno ratificata e in giallo quelli che ancora non l'hanno ratificata. Grandi produttori di POPs come gli Stati Uniti d'America e unico paese europeo a non averlo ratificato, l'Italia. Questa convenzione inizialmente ha considerato 12 persistent organic pollutants in grado di causare effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente, divisi in tre categorie: pesticidi, quindi sostanze usate prevalentemente in agricoltura industriale, prodotti chimici, quindi prodotti intenzionalmente fatti dall'uomo come i policlorobifenili, e sottoprodotti delle nostre attività come sono le diossine e anche gli stessi PCB. Dal 2009 sono stati aggiunti dalla Commissione Speciale Interna altri 9 POPs, sempre divise in queste categorie, di altri pesticidi come il lindano, altri prodotti chimici come il polibromo di feniletteri, plastificanti usati anche in questi computer, probabilmente anche in questa scrivania, e degli altri sottoprodotti. Perché queste sostanze costituiscono un problema? Beh, fondamentalmente lo dice la parola, perché sono persistenti, quindi si degradano molto lentamente sia nell'ambiente che negli organismi viventi. Per la diossina, la tetraclorodiossina, studi parlano di 7-10 anni di persistenza all'interno del nostro organismo. Poi, siccome queste sostanze sono liposolubili, affini ai grassi, sottostanno a fenomeni di bioaccumulo e bioamplificazione. Cosa vuol dire? Che anche se ne immettiamo delle particelle nell'ambiente, queste, siccome sono persistenti, attraverso la catena alimentare si bioamplificano, diventano a concentrazioni più elevate. Qualcosa che va nell'ambiente, nel latte materno, può essere trovato a concentrazioni 1000 volte, 1 milione di volte superiore, proprio per questo effetto di amplificazione. Noi siamo, lo ricordo, il predatore apicale, mangiamo di tutto. Poi sono, come già detto, interferenti endocrini, spesso tossici. Questa diapositiva l'avete già vista, io volevo solo sottolineare che con il termine diossine o diossina non si intende più una sostanza, ma sono 3 famiglie di 419 molecole, di cui 17 più 12, cioè un totale di 29, sono ritenute estremamente tossiche. Nel 2001 la Commissione delle Comunità Europee scriveva: sebbene esista una normativa che disciplini queste sostanze e siano stati già compiuti dei progressi sul fronte della loro riduzione, ciò che manca fondamentalmente è un approccio sistematico al problema. E dicevo, occorre intervenire prontamente per ridurre ulteriormente le emissioni di tali sostanze e prevenire gli effetti negativi che le diossine e i PCB esercitano sull'ambiente e sulla salute umana. Io vi posso dire che queste frasi, scritte nel 2001, nel 2012 sono ancora di attualità. Quindi bisogna ancora avere un approccio sistematico al problema. In Italia il registro europeo sulle sorgenti di diossine individua come fonte principale gli impianti di produzione e lavorazione dei metalli. Un esempio classico è proprio il grosso impianto siderurgico di Taranto, che per autodenuncia produce più del 90% delle diossine in Italia. Ma è vero questo dato? Io dico, potrebbe anche non essere reale, perché è molto difficile
valutare il reale contributo dato dalle altre attività, quali proprio l'incenerimento di rifiuti civili, ospedalieri, speciali e pericolosi, la combustione delle biomasse, tutta una serie di attività che possono produrre queste sostanze, che le producono, ma vengono monitorate per un totale di 8, 12, 16, 24 ore su 8.000 ore di funzionamento. Voi capite che se io faccio un monitoraggio al mio impianto, lo faccio quando questo impianto sarà gestito nella maniera perfetta, e quindi quelle 8 ore di monitoraggio non sono significative delle 8.000 ore di funzionamento. Cosa bisogna fare? Bisogna quantificarle almeno queste emissioni. Gli impianti sicuramente non possiamo cancellarli dalla mattina alla sera, bisogna ripensare il nostro modo di vita, ma finché questi impianti lavorano, noi dobbiamo quantificare qual è l'emissione per poter valutare qual è l'impatto sul nostro ambiente e di conseguenza sulla nostra salute. L'esposizione umana a queste sostanze come avviene? Questo è uno studio del 1988 della Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale. Non è cambiato. La maggior parte, cioè oltre il 90% di queste sostanze viene assunta per via alimentare. A meno casi specifici di popolazione in un particolare condizione oppure di lavoratori addetti a particolari impianti, l'esposizione nostra è tramite la via alimentare. Quindi, dal momento dell'immissione di queste sostanze dall'ambiente, dalle varie fonti, c'è una fase di trasporto, c'è una fase di deposizione e da quel momento entrano attraverso, per esempio, i pascoli nella nostra catena alimentare. Questi vari percorsi sono quelli che noi dobbiamo poter controllare per poter risalire alle fonti e cercare di eliminarle. Lo stesso programma ambientale delle Nazioni Unite dice che le matrici di importanza da monitorare sono proprio le emissioni, però cita anche la vegetazione e gli alimenti, i mangimi e gli alimenti. E nel piano di monitoraggio globale a livello mondiale dice monitoriamo l'aria ambiente, perché è attraverso l'aria ambiente che queste sostanze si spostano. Non basta stare distanti dall'inceneritore, non basta non vivere a Taranto, perché gli alimenti si trasportano per tutto il mondo e se questi sono il veicolo, nessuno può essere sicuro perché vive in alta montagna. E poi il latte materno e il sangue, perché il latte materno e il sangue sono le sostanze di noi predatori apicali, dove sono le materie in cui queste sostanze si accumulano. Infatti sempre la Comunità Europea nel 2001 diceva procedere con la diminuzione delle emissioni, continuare ad incoraggiare l'allattamento materno, perché si erano posti anche loro il problema, ma hanno detto continuare ad incoraggiare l'allattamento, controllare i livelli dei mangimi, degli alimenti e dell'uomo. Viene fatto questo in Italia? Allora, intanto sono stati nel 2002, nel 2006 e adesso con il nuovo regolamento nel 2011 sono stati impostati i livelli, i tenori massimi, i livelli di azione per la concentrazione di diossine e PCB negli alimenti. Però non è obbligatorio controllare gli alimenti, ci sono i livelli massimi, ma non è obbligatorio controllarli. E nell'uomo? Perché effettuare il biomonitoraggio? Perché una stima indiretta della nostra contaminazione è molto difficile. Se anche io so quanto ce n'è nell'ambiente e quanto ce n'è negli alimenti, ognuno di noi vive in un ambiente diverso e ha un'alimentazione diversa. Quindi è necessario conoscere, per valutare il rischio, conoscere qual è la nostra esposizione o qual è l'esposizione di una popolazione. Quindi abbiamo tre livelli di intervento su cui bisogna lavorare. Il primo è di monitorare in maniera continuativa tutte le fonti di emissioni in generale. Quindi capire qual è il reale impatto di un'attività sull'ambiente e poi adottare come minimo le best available techniques, le migliori tecnologie disponibili perché questo impatto sia minimizzato. Bisogna definire i fenomeni di trasporto, capire come queste sostanze si spostano e quanto possono andare a influire il ciclo naturale dell'alimentazione e dopo definire i fenomeni di bioaccumulo e biomagnificazione, cioè capire nella catena alimentare come si spostano queste sostanze. Quindi una diapositiva mostra come dal produttore attraverso la deposizione
attraverso l'accumulo in un animale abbiamo poi la contaminazione dell'uomo e, come già visto, del latte. Non è il mio campo, però mi pareva utile ribadire che l'esposizione è protratta e durante tutto lo sviluppo, e anche in assenza di malformazioni ci sono delle perturbazioni di molteplici processi maturativi. Quindi anche se noi non li vediamo, queste malformazioni possono, cioè anche senza malformazioni ci sono delle perturbazioni di tutto il processo. Non solo il latte materno si contamina, ma si contaminano anche il sangue, quindi ci contaminiamo anche noi, non perché siamo più importanti, ma questi sono dei campioni di donatori di siero di sesso maschile. E vedete come la dieta, in questo caso, e l'esposizione al posto di lavoro hanno un'importanza. La prima barra mostra i bassi consumatori di pesce della Laguna di Venezia, gli alti consumatori di pesce, i lavoratori del petrolchimico, e quelli indicati con others sono dei residenti nella regione Veneto, quindi nella stessa regione, in un comune industrializzato come il comune di Schio, che ha un inceneritore, che ha delle fonderie, che però evidentemente hanno una contaminazione, un fattore di rischio inferiore a chi vive a Venezia. E fra tutti abbiamo un paio di campioni fatti di siero a Taranto. Vedete come chi abita a Taranto ha una contaminazione ancora più elevata degli lavoratori del petrolchimico e degli altri consumatori di pesce a Venezia. Questo sempre per le diossine. Riassumo e finisco. I piroquesi sono dei composti chimicamente stabili che hanno lunghi tempi di vita nell'ambiente e sono tossici o addirittura cancerogeni. La Convenzione di Stoccolma ha stabilito che per 12 più 9 sostanze sia vietata la produzione internazionale e sia ridotta drasticamente quella non intenzionale. L'Italia non ha ratificato questa convenzione. Gli studiosi tutti praticamente sono concordi nell'affermare che resta indispensabile continuare il monitoraggio. Volendo essere cattivi, in Italia bisognerebbe iniziare il monitoraggio. Nasce quindi l'esigenza di quantificare le emissioni totali di diossine, non quelle 8 ore. Ci sono gli strumenti. Un impianto di produzione di energia elettrica a biomassa costa 100 milioni di euro. Un impianto per il monitoraggio in continuo delle diossine costa 100.000 euro, un millesimo dell'impianto. Non possono dirmi che è un costo non affrontabile. Il controllo delle produzioni zootecniche alimentari deve diventare obbligatorio. Ci sono i limiti, ho detto, ma non c'è l'obbligatorietà dei controlli. Vanno introdotti dei livelli obiettivo, c'è la raccomandazione CE del 23 agosto 2011 che dice: voi non dovete stare attenti solo ai tenori massimi, dovete dare dei livelli obiettivo per il vostro paese, e se questi livelli obiettivo vengono superati dovete individuare le cause, le fonti che hanno fatto contaminare. Il latte materno, l'hanno già detto ma lo ripetiamo, è una delle matrici in cui si accumulano i POPs, e l'allattamento diventa la fonte principale per i neonati. Però l'obiettivo primario diventa ridurre la concentrazione di POPs negli alimenti, prevenendo la contaminazione delle basi stesse dell'alimentazione, contaminazione che, ripetiamo, ha raggiunto anche l'alimento più prezioso al mondo, il latte materno. Rispettare i limiti di concentrazione massima negli alimenti non vuol dire essere a rischio zero, vuol dire minimizzare il rischio, lo ricordo. E in più ci sono limiti per ogni classe di sostanze, ma nessuno ha ancora stabiliti dei limiti sinergici, perché noi non mangiamo o solo le diossine, o solo l'arsenico, o solo il mercurio, mangiamo le diossine, l'arsenico, il mercurio e l'IPA, e queste sostanze insieme di sicuro non fanno effetti che si sommano, molto probabilmente gli effetti si moltiplicano. Scriveva Einaudi: come si può deliberare senza conoscere? Nulla, tuttavia, ripugna più della conoscenza a molti, forse a troppi, di coloro che sono chiamati a risolvere i problemi. Grazie.